Ciao ragazze, allora nuovo video, per prima cosa mi vedete con questo trucco realizzato a metà perché come avete letto dal titolo, oggi volevo infatti provare con voi un nuovo prodotto che naturalmente ho acquistato in questi giorni da OVS, ma se mi seguite su Instagram già sapete tutto, e in più parlarvi anche di un argomento che ho visto, avete apprezzato tantissimo nelle mie Instagram stories. Devo dirvi che siete state davvero molto coinvolte da tutta questa situazione della palette iconica di Cosmify da OVS e soprattutto ho visto che tantissime di voi, come me appunto, hanno deciso con questa novità di acquistare da OVS nel corner Shaka. La palette, come vedete, è stata nuovamente ristoccata. Ma adesso non voglio perdermi in chiacchiere, inizio subito a truccare gli occhi e parliamo bene un po' di tutta la situazione. Devo dirvi che Iconica mi ha colpito soprattutto per l'enorme range di colorazioni che ha all'interno, perché comunque è una palette molto colorata ma allo stesso tempo ha anche delle nuance nude, insomma si possono realizzare tantissimi make up e per questo la reputo una palette molto completa. Ha anche uno specchio bellissimo con cui spero di non accecarvi e nella palette ho trovato anche un pennellino. Devo dirvi che l'argomento Iconica da OVS vi ha abbastanza scatenate. Allora, ci tengo a precisare che per vedere anche la resa del make-up non ho messo alcun primer come base sugli occhi, ma ho sfumato semplicemente il correttore e un pochettino di cipria. Vi lascerò poi qui tutti i colori che ho utilizzato. Ne avete scritto anche in tantissime in direct, perché comunque molte di voi, come me, sono rimaste deluse da tutta la situazione, che adesso vi andrò, diciamo, un pochettino a riassumere. Praticamente senza alcun lancio, alcun comunicato, alcune ragazze sono trovate da OVS naturalmente e fra tutti i prodotti make up hanno trovato Iconica e naturalmente sono rimaste un attimo sorprese. Perché? Perché né Shaka né OVS e tantomeno Cosmify hanno pensato di comunicare, guardate che da tot giorno tutti i prodotti o alcuni prodotti Cosmify saranno disponibili negli store OVS. Non comunicando naturalmente questa cosa, si sono scatenate un bel po' di polemiche, perché in primis, almeno Iconica non doveva più, almeno secondo Cosmify e secondo gli icon che l'hanno detto, ragazzi, l'hanno detto tutti nei video, lo so perché li abbiamo visti, li ho visti anche io, Iconica dopo il primo stock, cioè dopo la prima vendita online sul sito Cosmify, insomma non doveva più essere ristoccata, cioè non doveva più essere disponibile in alcun posto, né in negozi fisici né tantomeno appunto sul sito online. Diciamo che ciò ha portato a dividere il pubblico, o almeno da come avete risposto anche ai miei sondaggi e ai miei direct, in due scaglioni. Sono contentissima di aver trovato Iconica perché mi piace, perché è una palette che volevo acquistare, oppure che delusione, Cosmify dice che sarebbe stata una limited edition e invece ce la siamo trovata qui da OVS, perché giustamente tantissime si sono sentite magari prese in giro, non è stato un comportamento molto professionale e questo è innegabile, cioè è così e basta, perché comunque se mi dici sbrigati a comprare questa palette perché se quando andrà fuori produzione non sarà più riprodotta, beh tutte ci sbrighiamo ad acquistarla. E invece ecco la sorpresa, ma la sorpresa più grande è stata poi, ragazze, che appunto Iconica è stata acquistata soprattutto i primi giorni quando ancora era disponibile solo in alcuni punti vendita OVS ad un prezzo bassissimo, ossia a 20 euro circa, perché comunque in questi giorni da OVS troviamo la promozione fino al 20 di ottobre del 30% di sconto su tutto il make up e quindi molte ragazze, molte persone si sono accaparrate questa bellissima palette al modico prezzo di 20 euro. Ma le cose naturalmente sono cambiate,
perché cosa mai fai, essendosi accorto di tutto, ha come prima cosa bloccato la promozione del 30% per i prodotti cosa mai fai. Quindi chi come me, ad esempio, è andata ieri da OVS e ha acquistato questa palette, non l'ha presa assolutamente al 30% di sconto, ma al suo prezzo pieno, ossia 29,40 euro, insomma 30 euro. E questa cosa del prezzo è stata anche, diciamo, un altro problema, un'altra discussione, perché comunque si era detto che il prezzo pieno è di circa 60 euro o 50 euro. Invece, ragazze, no, da OVS il prezzo pieno è 29,40 euro, che è lo stesso prezzo lancio proprio con la prima uscita. Quindi, allora, dove sta la verità? Il prezzo, il valore della palette è 60 euro, come hanno detto tutti, e diciamo è stata lanciata a 30 euro? Oppure il prezzo di 30 euro è il vero prezzo originale? E ho visto che tantissime persone si sono sentite prese in giro da tutto questo. Diciamo che gli argomenti su cui ho sentito più malumore, soprattutto naturalmente in questo periodo, sono appunto questa questione del prezzo, perché giustamente in tanti si sono sentiti presi in giro dicendo: ma come, prima mi dici che il prezzo è 59, poi da OVS la trovo a 30 euro, allora il prezzo è 30 euro, era 30 euro anche mesi fa. E poi questa cosa che comunque trovarla da OVS così a sorpresa non è stata proprio una grande mossa di marketing, almeno secondo tante persone. Io la penso in modo un po' diverso, ma adesso ci arriviamo. Quindi, giustamente, soprattutto chi ha acquistato la palette all'inizio, quando proprio è stata creata cosmify, non ha naturalmente apprezzato tutto questo. Beh, sinceramente hanno ragione, perché neanche io avrei apprezzato il fatto che la stessa palette la potevo acquistare in negozio e magari, se ero fortunata, anche con un prezzo scontato del 30%. Per il resto, io la penso in modo un pochettino diverso. Secondo me è successo semplicemente che cosmify ha lanciato, grazie alle icon e grazie naturalmente anche al loro investimento, questa palette sul loro sito ufficiale. E visto che Iconica è stata una palette molto richiesta, magari loro neanche se lo aspettavano tutto questo successo, naturalmente, e quindi inizialmente avevano pensato: lanciamo questo prodotto, vediamo come va, poi se va bene in futuro forse faremo un restock. Il prodotto è andato bene, non è stato fatto un restock sul loro sito online, ma è stato fatto da OVS, semplicemente perché in questo modo hanno attirato, almeno secondo il mio parere, ancora più clienti, e quindi hanno preso, tra virgolette, la palla al balzo di OVS per ristoccarla e per fare ancora più soldini, perché, ragazze, cioè, su, è anche questo, non ne stiamo a parlare. Poi comunque, visto il successo, perché che se ne dica, che se ne parli male, tanti hanno comprato, ma non vi biasimo, perché io sono una di voi, anche se il comportamento dell'azienda, soprattutto riguardo il discorso che abbiamo affrontato prima, non mi è piaciuto tantissimo, ecco, perché lo so, forse vi sembrerò una fessa, ma a me dispiace per le persone che magari l'hanno acquistata prima pensando di aver fatto un affare, quando un anno dopo potevano prenderla praticamente allo stesso prezzo e quindi si sentono prese in giro. Ma ci sta, mi sentirei presa in giro anch'io. Per il resto, devo dirvi che l'ho desiderata tanto questa palette. Ora che la sto provando con voi la prima volta, mi sta piacendo tantissimo perché i colori sono molto pigmentati e soprattutto avevo visto online, anche dalle icon, anche da tante ragazze, che questa palette avesse un inci ottimo e nessuna di queste cialdine contiene dimeticone. Quindi, secondo me, alla fine alcuni colori possono essere tranquillamente utilizzati anche magari come illuminante sul viso. Naturalmente io voglio, come sempre, sapere da voi
cosa ne pensate di questa questione Cosmify, se avete acquistato la palette magari all'inizio o se l'avete presa come me adesso, soprattutto in merito ad Iconica a questo punto, e se l'avete acquistata in passato, se vi siete trovate bene o meno. Io ho pensato di non realizzare un video con swatch eccetera, perché ragazze, cioè, ne abbiamo visti tantissimi. Ho pensato di realizzare direttamente un make-up, anche per farvi vedere se funziona veramente. Terminato il make-up occhi, voglio mettere il mascara, che non ho ancora applicato naturalmente, e una matita nera a mo' di eyeliner. Però prima volevo dirvi che questo pennello, soprattutto la parte da sfumatura, è fantastico. Io vi ripeto, voglio sapere assolutamente da voi, quindi lasciatemi un commento se state guardando questo video e fatemi sapere cosa ne pensate. Se per principio non acquisterete Iconica, perché ho letto che tante persone, proprio per tutta questa questione, hanno deciso alla fine di non acquistare la palette. Se magari vi piace come prodotto, avete deciso invece, nonostante tutte queste polemiche, eccetera, di prenderla lo stesso, perché comunque sembra che Cosmify non ne combini una buona. E soprattutto, non lo so, alcune volte mi dà fastidio anche l'atteggiamento di alcune icon, perché affermano cose e poi succede tutto il contrario. E questa cosa, diciamo, non attira molto, secondo me, l'acquirente appunto a prendere ed acquistare quel prodotto. Almeno su di me non funziona così. Cioè, in realtà neanche mi interessa così tanto, perché io vado più alla qualità. Se un prodotto mi piace, io lo vado e lo prendo. Nonostante anch'io inizialmente non è che apprezzassi molto questa questione appunto di Iconica. Che dirvi? Palette, secondo me, almeno come prima impressione, più che buona, sfumabilità alta. L'unica cosa che, come vedete, già forse non si vedrà, ma già un pochettino l'ho macchiata, perché giustamente, essendo una palette bianca, tenderà a macchiarsi molto facilmente. Comunque, ragazze, con questo è tutto. Vi mando come sempre un bacio grande. Ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!